E buongiorno ragazzi, benvenuti su Talk About, io sono Saga e in questo video parleremo di ICL. ICL è una piattaforma di scommesse calcistiche, andremo a vedere che praticamente è scoppiata, quindi ha chiuso, ma andremo a vedere bene il perché, il per come, cosa è successo. C'è ancora qualcuno che ha qualche dubbio sul fatto che sia chiusa o che invece funzioni ancora? Questo è lecito perché ci sono delle cose appunto strane, ma ne parliamo bene dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video e se non l'avessi già fatto, anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella, così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Ti ricordo che quando si utilizzano queste applicazioni è sempre molto importante rimanere sul pezzo, ecco perché è importante che tu sia iscritto a questo canale, perché ogni piccola news io vengo a riportarla. Dunque, ICL, che cos'è l'ICL? Era un'ennesima piattaforma calcistica con le cripto dove potevamo scommettere su delle partite e ricevere una percentuale giornaliera. Ci sono una marea di queste piattaforme, ci sono state anzi una marea di queste piattaforme. ICL era diversa perché se tutte le altre erano piattaforme nate in Italia per l'Italia, ICL era una piattaforma araba per gli arabi, ma c'era un gruppetto di italiani all'interno. Quindi noi eravamo proprio poco rilevanti all'interno di questa piattaforma. Questa idea di prendere questa piattaforma araba e crearci all'interno un gruppo italiano è nata appunto da un ragazzo, che ha visto che noi italiani usavamo altre piattaforme e ha detto, boh, aspetta che qua io mi faccio il mio gruppetto, invito gli italiani su questa piattaforma e li faccio giocare. E così ha fatto, perché comunque ha creato il gruppo, portava le partite. Tra l'altro avevamo noi dei rendimenti più alti degli arabi. Quindi gli arabi mi sembra che facevano l'1,7% al giorno, noi facciamo il 2,3-2,4. E quindi questo era. Chi lo utilizzava sa benissimo come funzionava, c'erano due partite al giorno, a volte veniva data una terza partita addirittura e in più la domenica sera si faceva una specie di call dove venivano dati dei premi a chi partecipava. I premi consistevano intanto in un portafoglio gratuito con cui si poteva giocare gratis, perché ICL permetteva anche di giocare appunto gratis grazie a questo portafoglio che in partenza era di $10 e partecipando alle call si poteva ingrandire, diciamo. E appunto i profitti erano gratis e c'è chi ha giocato senza mettere davvero un centesimo, è chiaro che magari ci ha fatto qualche euro, non è che ci ha fatto chissà cosa. Un altro premio era che appunto chi partecipava a queste call riceveva poi la sera una partita in più. Questo tutto bello, insomma, finché è durato. Cosa è successo? È successo che l'altro giorno c'è stata una manutenzione che è durata parecchio, troppo, e poi chiaramente il giorno dopo la piattaforma ha dato forfait. Allora, partiamo da un fatto. Queste piattaforme, io lo dico sempre, iniziano, hanno una durata e finiscono. Non esiste una piattaforma che vi dà il 2,5% o il 2% al giorno e che può durare all'infinito. Durano un po' di mesi. Quando già durano un po' di mesi possiamo essere contenti, perché facendo il 2,5% al giorno circa ogni giorno, sti cavoli, è chiaro che prima o poi chiudono. Il problema è come chiudono. Se queste piattaforme chiudessero e basta, nel senso io loggo, non c'è più il sito, buonanotte, è finito, tutti a casa. Invece usano questi giochini strani di inventarsi manutenzioni, di inventarsi cose, quando poi lo scam è praticamente dietro l'angolo. Io l'avevo capito subito e infatti l'ho detto subito, ragazzi, è finita qua. Cosa è successo? Hanno fatto questo aggiornamento. L'aggiornamento è durato tantissimo, fino alla sera. La sera ha continuato a dire no, no, ma è solo un aggiornamento, prima o poi finirà, insomma. E il giorno dopo hanno detto che praticamente sono andati in fiamme i server dove erano registrati gli account. Ovviamente, ragazzi, queste cose sono balle, sono fuffa. Si dicono queste cose perché c'è un leader, che è quello che poi crea il gruppo, che diciamo che non si osa a dire ragazzi l'avventura finisce qua, cosa che secondo me sarebbe lecita, basterebbe dirlo all'inizio, insomma, dire questa piattaforma vi dà il tot per cento al giorno, dura finché dura, quando non dura ci salutiamo tutti e arrivederci, semplice. E invece no, devono inventarsi questa cosa, quindi chiaramente prima hanno detto dell'aggiornamento, poi che è andato a fuoco tutto, bla 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 bla, sintesi, insomma, ICL ha chiuso. Quindi non è più possibile giocare su questa piattaforma. Se provate a loggare con il vostro account, probabilmente non vi farà entrare, vi dirà che il vostro account non esiste, ma attenzione, perché c'è un piccolo dettaglio che mi ha fatto notare qualche utente. Io onestamente non ho verificato, non ho provato, ma pare proprio sia così. Ovvero che la parte di ICL araba continua a funzionare, quindi praticamente hanno solo chiuso la parte con noi italiani. Ovvero, se qualcuno ha un account arabo, l'account esiste ancora, le partite arrivano, possono continuare a giocare, eccetera, mentre noi italiani no. Questo perché? Non lo so, non ve lo so dire, resta il fatto che è così andata. Ve lo ripeto, ICL nasce come piattaforma araba
è da parecchi mesi che c'è, se non sbaglio, giugno-luglio, qualcosa del genere, e con gli arabi sta continuando a funzionare. Con gli italiani probabilmente non c'era più business, non eravamo abbastanza, eravamo troppo pochi, io non ho idea, comunque hanno deciso di chiuderci la porta in faccia. Così è andata, non c'è nulla da fare, quindi se vi state chiedendo ma c'è un modo per recuperare l'account, passare un account arabo, no ragazzi, non c'è modo di fare niente. L'unica cosa è metterci il cuore in pace, l'avventura con i CL è finita e basta. Di piattaforme del genere ce ne sono altre, ce ne sono tante, ce ne saranno ancora, ma funzionano sempre nella stessa identica maniera. Se la piattaforma funziona e quindi riesce a prendere un giro, può durare 2, 3, 4, 5, 6, anche 10 mesi. 10 mesi dove voi prenderete circa un 2% al giorno, tantissimo. Se la piattaforma non parte, nel giro di 2-3 settimane la piattaforma muore su se stessa. Fate attenzione ora alle piattaforme che nascono in Italia, perché le piattaforme che nascono in Italia sono un pochino già che partono con qualche difficoltà. Perché? Perché la Consob ai tempi ha chiuso UEFA Football. UEFA Football era nata in Italia. Quindi tutti questi portali che fanno il percorso di UEFA Football, partono in Italia, sanno già che hanno tot tempo e poi devono smammare. Quindi chiaramente se un'applicazione del genere è nata per noi italiani, io la eviterei. Se volete cercarne altre, a voi la ricerca, insomma, io sicuramente ne cercherò altre e vedrò che cosa c'è in giro al momento, vediamo, insomma. Sicuramente non state lì ad aspettare, perché vedo che c'è gente che ancora scrive no, magari ICL riparte. Ragazzi, no, ICL non riparte, ICL è finita, è chiusa, basta. Quindi mettetevi il cuore in pace ed è andata. Chiaramente ne approfitto per ricordarvi che in queste applicazioni è importantissimo mettere solo i soldi che si è disposti a perdere. Prendetelo davvero come un gioco, prendetelo come andare al casino, prendetelo come comprare un gratta e vinci. Non mettete i soldi che vi servono. Dovete mettere quei soldi che avete in più per giocare, perché di questo si tratta, di giocare, ma è un gioco che ci può dare il circa il 2% al giorno. Finché non muore. Se muore, ragazzi, avete perso i soldi, quindi usare la testa sempre. Io direi che per questo video è tutto, ti ho aggiornato sulla situazione, mi raccomando, se non l'hai già fatto ti chiedo ancora una volta di lasciare un bel like su questo video, questo perché aiuteresti tantissimo me a far crescere il canale, ma anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella, questo perché ti è anche utile a te e appena pubblicherò un nuovo contenuto tu verrai aggiornato. Io ti ringrazio ancora di essere venuto fin qua e noi ci vediamo al prossimo video.